un incontro, io credo, molto produttivo, un incontro richiesto dall'assessore al prefetto, da noi accettato molto volentieri. Questo è il secondo che facciamo, dove ho ribadito le stesse condizioni del primo, cioè che per noi ci sono delle figure che sono impossibili da potergli concedere la mobilità, perché andrebbero a privare l'ente di figure responsabili e importanti che porterebbero l'ente a perdere dei requisiti. Su questa posizione io mi sono nuovamente espresso dicendo che se c'è questa richiesta io non potrò darla fino a che non ci saranno dei sostituti adeguati. Ho anche ribadito che per il bene dell'utenza che noi abbiamo, ed è quella che a me sta a cuore più di ogni altra cosa, anche perché bisogna ricordare che i dipendenti sì, perderanno forse il ruolo di dipendente pubblico, ma non perderanno il contratto di lavoro, non perderanno lo stipendio, non perderanno l'anzianità, non perderanno nulla di quello che hanno, se non addirittura aumentando il proprio stipendio. Proprio l'altro giorno abbiamo elargito le posizioni orizzontali e si porteranno a casa 11.000 euro. Io dico a questo, comunque è un loro diritto per carità, aspirare a rimanere dei dipendenti pubblici, però è venuta fuori una concezione importante grazie al dottor Pioli che è all'assessore Viali, che ringrazio per l'interessamento per i dipendenti, che hanno richiesto quattro figure immediatamente assumibili dall'ASL. Io queste quattro figure, siccome non precludono in nessun modo il rapporto con gli utenti, io ho accettato di poterle collocare immediatamente. A tutte e quattro io la darò la mobilità. Questa cosa però era già stata addirittura detta nel primo incontro, tanto che io le mobilità a quattro persone le avevo già date, solo che loro le avevano portate invece all'altra, ad altri enti. E quindi ecco perché c'era stato questo qui pro quo. Presidente, in due parole, quante sono quindi le richieste di mobilità che non possono essere accettate e poi se ci rispiega il perché della scelta di privatizzare? Allora, la scelta di, parto dalla seconda domanda. La scelta di privatizzare io l'ho esplicitata tante volte, perché purtroppo, cioè, finalmente ci toglie da tutti i lacci e lacciuoli che la burocrazia del pubblico ci mantiene. Faccio due esempi che ho sempre fatto e continuo a rifare. Noi abbiamo due infermiere in maternità. Queste due infermiere non possano mancare dal posto di lavoro, quindi ne abbiamo dovute assumere altre due dall'interinale. L'INPS non ce le paga perché siamo un'azienda pubblica, quindi noi paghiamo quattro infermiere e ne lavorano due. Dico un caso, un altro caso, non possiamo partecipare alla donazione del 5 per 1000, mentre enti come la Spes, ho proprio letto l'altro giorno, hanno ricevuto circa 60.000 euro da questa fondazione. Ma sono due cose, ma potrei dirne altre 100. E questo è il vero problema. Dobbiamo assumere un'infermiera, dobbiamo assumere un educatore, dobbiamo fare un concorso. Fare un concorso è lungo, è costoso. No, non sempre si riesce a trovare le figure che poi servono. Io voglio dire una cosa sola, voglio dire che tutte queste, per carità, ripeto, a difesa del posto di pubblico dei dipendenti. A me interessa primariamente che ci sia la serenità giusta tra i dipendenti per accudire ai nostri 300 ragazzi, che per me sono la cosa primaria. Non mi interessano di altre storie o di altre cose. Io voglio che stiano bene i nostri ragazzi. È fondamentale questo. È 5 anni che faccio il presidente, l'ho fatto con tutto il cuore, lo continuo a fare con tutto il cuore. Voglio che sia importantissimo e stabilito che non ci debbano essere né critiche né campanelli per i corridoi né discussioni varie che possano portare a una mancanza di concentrazione nei riguardi dei nostri bambini.